Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo qui in macchina perché abbiamo appena accompagnato la mamma di Andrea a fare una visita medica, quindi ne approfittiamo un secondo e andiamo dal Maurice a fare un giretto perché qui in questo paese c'è, quindi ne approfittiamo, poi vi faccio vedere cosa prendiamo. Buongiorno cari, allora siamo al giorno dopo, scusate ma ieri poi tra una cosa e l'altra non ho più ripreso niente, quindi nulla, sono sola in casa, ne approfitto così vi faccio vedere un po' di cose che ho qui buttate qua e là, che mi occupavano il posto, le cose che abbiamo preso ieri e dato che oggi è 1° dicembre facciamo insieme un lavoretto. Apriamo la prima casellina del mio calendario dell'avvento. Questo è un regalo che ho ricevuto per il compleanno da parte di mia mamma, mia sorella e vabbè, mio padre, la mia famiglia diciamo. Non ve l'ho fatto vedere, magari ve li faccio vedere adesso i regali che ho ricevuto da loro. Mi hanno regalato questo calendario dell'avvento della Yankee Candle che io ho adorato. Poi mi hanno regalato anche questo set della Ave May, questo è Marrakesh, che è buonissimo ragazzi, se vi piacciono i profumi un po' talcati, questo è perfetto. Nel profumatore così a bastoncini si sente tantissimo. Proprio questo profumo di talco si sente molto. Mentre questa qua, che è la candela, sempre dello stesso set, è molto più leggera. È leggermente speziata e si sente un po' anche la cannella, non troppo. Quindi se vi dà fastidio la cannella va bene anche per voi. Però è buonissima ragazzi, questa non l'ho ancora accesa perché ho aperto solo il diffusore e l'ho messo in bagno, perché secondo me è un profumo che ci sta bene in bagno. Poi cos'altro mi hanno regalato? Sì, mia sorella mi ha comprato delle matitine da Teddy quando era salita su a Vercelli, se non sbaglio. E poi, boh, non mi ricordo più. Forse basta. Penso basta. Sì, mi hanno portato come regalo un quadro che io avevo ancora appeso nella cameretta che condividevo con mia sorella, di me e Andrea, perché Andrea me l'aveva regalato per un compleanno e quindi io avevo questo quadro grande con questa cornice, con questa foto fatta e modificata da lui, quindi era ancora a casa, allora ne hanno approfittato, così mia sorella se n'è sbarazzata che non vedeva l'ora, me l'hanno tutto impacchettato e me l'hanno portato a casa come regalo di compleanno. Simpatica sister. Niente, cominciamo con l'aprire la casellina dell'avvento del calendario e sapete cosa vi dico? Aspettate. Lo so, sono una vergogna, ma io, ragazzi, ho anche il calendario dell'anno scorso delle brochette da riaprire, perché l'anno scorso l'ho aperto con voi su Instagram, però praticamente aprivo le caselline e rimettevo lì i prodotti. Quindi io ce l'ho di nuovo ancora tutto chiuso, ancora pieno di prodottini, mi sa che ho tolto forse solo il rossettino che c'era sul 24 dicembre. Quindi niente, riapriamo anche questo calendario. Eccoci qua, mi sono messa comoda perché io ho una marea di roba da farvi vedere, non scherzo. Vi faccio vedere un attimino cosa tutto avevo qua messo in giro, perché volevo farvi un video dove vi faccio vedere tutte le cose che ho preso. Poi anche un altro pacco, ma quello magari ve lo faccio vedere stasera perché altrimenti non riesco a fare le palline di Natale che, come avete visto nell'altro video, sto realizzando per voi, anche perché ho avuto un ordine da voi, non vedo l'ora di fare queste palline e inviarvele, così non vedo l'ora che siano da voi e mi diciate cosa ne pensate. Vi faccio vedere cosa tutto c'è qua e poi cominciamo subito. Guardate, cioè qua c'è una marea di roba, una bustona lì, qui, vabbè, cominciamo che è meglio. Allora, cominciamo a prendere le caselline dell'avvento. Cominciamo dai brochet, dai, perché tanto è una cosa che avevamo già fatto. La rifacciamo, vedete, ogni anno è una sorpresa nuova. Basta rinfilare le cose dentro e ogni anno riaprite. Se non sapete cosa fare. Allora, cerchiamo il 1° dicembre. Eccolo qua, qua sotto. Apriamo, stavolta vuotiamo la casellina, lasciamo solo la scatolina. Eccoci qua. Ecco qua, questa è una maschera. Allora, questo è un gommage per il viso, fatto così. E questo dovrebbe avere antemisia, penso. Dice di applicare sul viso umido 2 volte alla settimana e massaggiare per poi togliere il residuo.
Questa forse non l'ho ancora non la apro perché non si sa mai, magari resta un altro anno. Comunque, questo gommage viso così, fatto così. Io ho provato, se non sbaglio, quella gialla alla calendula, se non sbaglio, ed era buonissima perché la mia pelle, come sapete, è una pelle secca e quella è molto nutriente. Questo non l'ho mai provato, però lo proveremo, così poi vi faccio sapere. Ok, quindi, prima casellina aperta, questo possiamo conservarlo a domani. Prima casellina aperta, ora apriamo questa che non vedo l'ora. Allora, questo si sfila così. Perché, come vedete, ha la carta di rivestimento. Sì, mia sorella l'ha un po' rotto cercando di aprirlo anche lei. Così. Ta-da! Ha tutte le caselline e ora andiamo ad aprire l'uno. Aiuto, non lo voglio aprire, peccato! Allora, apriamo insieme. Ecco qua, l'uno è fatto così, ah, c'hanno proprio il vasettino in vetro, ho capito, però non dice che profumazione è, peccato. Comunque hanno questo vasino in vetro così, marchiato Yankee Candle e poi hanno la candelina così nella... Questo è un profumo, allora, come vi posso dire, sa tantissimo di pulito, non so cosa possa essere, perché se non sbaglio non ci sono scritte le profumazioni dietro, qua no, vediamo qua, allora sì, ci sono scritte, però io non saprei perché non le ho provate tutte, quindi boh, posso andare un pochettino a indovinare, non lo so, boh, vabbè, comunque buonissima, pulita, fresca. Ah, buona. La mettiamo qua e poi la accendiamo stasera. Ora vi faccio vedere, dato che stiamo aprendo Yankee Candle, un paio di cosine che avevo preso in un negozio perché volevo provare un po' di candeline, appunto. Non sapevo ancora di questo calendario, quindi ho fatto un po' di shopping in questo negozio che aveva alcune candele delle Yankee Candle, non tantissime, però ho preso qualche tarte per provarle, ve le faccio vedere. Allora, il negozio è questo, si chiama Mondo Casa. Per chi è di Cagliari si trova a Sesto, alla Corte del Sole, al secondo piano, se vi potesse interessare, ma non avevano granché. Quindi alla fine ho fatto anche un ordine online. Allora, ho preso un paio di queste tarte che, come sapete, non so se lo sapete, hanno cambiato forma, non hanno più la forma della tortina. Io infatti avevo alcune tarte regalate da mia sorella a Natale scorso, però non hanno più quella forma, ma sono fatte, diciamo così, a semisfera. Allora, ho preso per provare questa qua, Warm Cashmere, che ragazzi è buonissimo, ha un profumo di pulito, di caldo, non lo so, buona, buona, buona. Ce le ho ancora chiuse per farvele vedere. Poi ho preso questa qua, A Calm and Quiet Place, che anche questa, non so se vedete l'immagine, così magari se vi interessa. Anche questa sa proprio di pulito, però molto più dolce. È buonissima anche questa. Poi ho preso l'immancabile cinnamon stick, cannella, perché a casa mia per Natale non può mancare la cannella. Addirittura anche il profumatore che ho, quello spray che spruzza da solo della Glade, c'è dentro la bomboletta alla cannella. Se non sbaglio è mele e cannella della collezione di Frozen dell'anno scorso. Buonissimo ragazzi, c'è questo profumo di mele e cannella in casa. Io adoro. Questa è buonissima. E poi l'ultimo ho preso questa, Black Coconut, fatta così con le palme nere, che è qualcosa di strepitoso. È dolce, sa di cocco, però non troppo stucchevole. È buonissima. Vabbè, piccoli acquistini Yankee Candle anche io. Poi quando mi arriverà il pacco vi farò vedere anche quelle cosine. Diciamo che per il Black Friday mi sono sbizzarrita. Ho fatto un po' un disastro, sinceramente. Perché ho preso queste cosine, tra cui ho preso anche, perché nello stesso sito ho voluto prendere un regalo per mia sorella, per Natale, bugia, per Natale no, per il compleanno, per Natale io l'ho fatto da un'altra parte, ma non ve lo faccio vedere perché altrimenti magari lei guarda questo video e scopre il regalo. Quindi niente, su questo sito dove ho ordinato queste cose della Yankee Candle
gli ho preso il regalo di compleanno perché lei fa gli anni il 27, quindi doppi regali il 25-27 dicembre. E niente, invece per Natale gli ho preso un'altra cosina, ma ve la farò vedere dopo Natale, anche perché non son curiosa anch'io di provarli, però non posso farveli vedere. Comunque dai, cominciamo con le cosine che abbiamo preso ieri a Risparmio Casa, perché come vi dicevo, vicino a dove ho fatto le lastre, perché hanno delle lastre doveva fare mia suocera, c'è Risparmio Casa, quindi no. Allora, Risparmio Casa e Mauris, vi faccio vedere un po' e un po', tanto ce n'è per tutti. Allora, cominciamo da Risparmio Casa, che sono meno cose. Allora, Risparmio Casa ho preso. Me le avvicino perché sono due buste, come vedete. Allora, ho preso, anzitutto ho preso questo centro tavola perché mi è piaciuto tantissimo e anziché farmelo io quest'anno metto questo. Boh, mi è piaciuto talmente tanto che l'ho voluto prendere, poi era scontato. Ed è questo centro tavola fatto così e dentro al vasettino in vetro per mettere appunto la candela. Sto pensando che magari potrebbe entrarci anche quella. Fate vedere un attimo. Sì, ci entra perfettamente anche queste della Yankee Candle. Potrei accendere queste qua dentro, però vedremo. Comunque, questo centro tavola fatto così è fatto davvero bene, con tutte le pigne, queste stelline, ci sono i brillantini, è veramente fatto bene. Mi piaceva troppo, quindi l'ho preso. Quest'anno centro tavola natalizio. Poi ho preso, perché era in offerta sempre, sono piena di brillantini, questo Chief Crema che io uso tantissimo per il lavello, che non so se l'avete mai provato il Chief, ma fa brillare l'acciaio in una maniera assurda. Poi ho visto che qua c'è anche disegnato un piano in vetro, tipo il mio, però sinceramente ho paura di provarlo sul piano in vetro perché ho paura che graffi. Però per il piano in vetro mi trovo bene con l'acce, come sapete, quello l'acce sgrassatore, quello blu, e continuo a usare quello. Però per il lavello questo è fantastico, e anche per la rubinetteria del bagno, la rende lucidissima. Poi sempre in offerta c'era questo Napisan, c'era sia questa profumazione che è quella normale, poi c'era anche quella limone e menta, se non sbaglio, che è sempre trasparente, poi c'era anche quella per il bagno, però per il bagno ne ho preso questo qua trasparente così. Poi ho preso anche questi set di nastrini, fiocchi, stelline per Natale. Ne ho preso uno rosso e uno dorato. Se non sbaglio venivano 99 centesimi questi, perché boh, tanto servono sempre. Anche se non è per Natale, magari per fare qualche regalo serve sempre. Poi ho preso ancora questo set di spugnette, che sono le spugnette che io preferisco lì al Risparmio Casa, e sono della Risparmio Casa. Se non sbaglio vengono 99 centesimi, ma sono quante spugnette? Sono 3, 6, sono 9 spugnette. Io mi ci trovo benissimo perché la parte, questa parte fine è abrasiva ma non troppo, quindi non vi raschia le cose, mentre la spugna è davvero assorbente e quando c'è qualcosa magari sporca di olio, grasso, ok, voi passate la parte della spugna e pulisce benissimo. Quindi ne ho preso una per me e una anche per mia suocera, per la cucina nuova. Poi abbiamo preso questo per lavare in terra, questo Ajax alla mandorla. Non l'ho mai provato, se non sbaglio, questo. Poi vi farò sapere se mi piace o no. Poi ancora ho preso questi due nastri fatti così. Non so se li userò per fare i fiocchi delle palline. Questo non si vede, aspettate, se riesco ve lo apro. Non so se lo userò per fare i fiocchi delle palline o qualcos'altro, anche perché ho preso una cosina per mia mamma da Mauris, poi ve la faccio vedere. Ecco, questo è fatto così. Io li adoro per Natale questi, perché sì, da quando ero piccola a casa di mamma facevamo i fiocchi proprio per l'albero, con questi nastri così, quindi mi è rimasta questa cosa e boh, mi piace fare questi fiocchi per l'albero, perché poi, essendo così brillantinati, con le luci di Natale brillano tantissimo, quindi adoro. Ultime cosine Risparmio Casa, ho preso questi tre ammorbidenti, lo so, ne ho tanti, però c'era questa serie in offerta, questa della Coccolino, e quindi non lo so, li ho voluti prendere. Ho preso questo qua, che voglio utilizzare per le lenzuola, perché non so se l'avete mai sentito, ma ha un profumo di ricatto dolcissimo, come vedete
Ne manca un po' perché l'ho già usato per le lenzuola. Si chiama delicato e soffice. Quindi niente, questo l'ho preso appunto apposta per le lenzuola. Poi ho voluto prendere queste altre due profumazioni, Orchidea Viola e Mirtilli, che è buonissimo. E poi Sandalo e Caprifoglio, fatto così. Buonissimo anche questo. Dai, le ho prese, tanto serve sempre l'ammorbidente. Poi era una promozione a 99 centesimi, se non sbaglio, quindi non potevo farmeli scappare. Ok, con il risparmio a casa abbiamo finito. Passiamo al Mauris. Allora, da Mauris ho preso questi, li avevo presi la scorsa volta, ma non li avevo ancora fatti vedere e adesso ve li faccio vedere perché non vedo l'ora di metterli, che ce li ho ancora qui buttati senza metterli. Allora, vabbè, ho preso questo qua che sono i pannetti cattura colori per la lavatrice. Questi forse della Braun non li ho ancora provati, però alla fine sono tutti uguali. Io quando lavo qualcosa di molto scuro, magari nuovo, che lo metto sempre per evenienza, non si sa mai. E di solito prendo quelli dell'Eurospin o della Lidl, mi trovo benissimo. Ho preso anche quelli, diciamo, di marca, della Chiappa Colore, però boh, sono tutti uguali alla fine, costano tanto. Quelli li prendo quando li trovo in offerta, altrimenti ripiego su questi qua di sottomarca. Comunque niente, un bel pacco, questi hanno 50 panni, quindi li ho presi. Poi ho preso questo set, lo so, Andrea mi stava per buttare fuori di casa, ha ragione anche lui, però non lo so, basta, non sopportavo più di vedere quelle cosine rosa, così plasticose in bagno, quindi ho voluto togliere tutto, anche i portasciugamani, ho rimesso quello vecchio, non so se ce l'avete presente, la piantana con i raggi, diciamo, per mettere gli asciugamani, ho rimesso quello perché quelle cose così appese nel muro mi sembravano di ospedale. Quindi ho tolto via quelli e poi ho trovato questo set che era bellissimo da Mauris, era in promozione e quindi l'ho voluto prendere. Però gli ho detto a Andrea, basta, saranno i definitivi, se vedi che ne voglio prendere altri, picchiami, gli ho detto. Comunque ho preso questo set fatto così, è troppo bello, effetto marmo, è bello pesante, quindi non si ribalta. Hanno il tappino in legno così, vabbè, questo è lo scovolino da montare, come vedete. E sono davvero carini, boh, io li ho adorati. E sono così, effetto marmo e hanno la scritta dorata. Ho preso lo spazzolone per il WC, poi ho preso il portasapone che è fatto così, sempre effetto marmo col tappino così legno e la scritta dorata, troppo bello, perché su questi sono fini, eleganti. Quelli rosa, dai, sapevano troppo da bambina. Poi erano di plastica, non mi piacevano più. Infatti, magari lo prendo e lo metto qua al posto di quell'automatico per il sapone perché boh, non funziona più. Ogni volta devo cambiare le batterie, ma mi consuma batteria go go. Quindi niente, metto quello di plastica lì e in bagno metto questi. Ho preso anche poi il portaspazzolini che è fatto così, è rettangolare e ha due scomparti così, divisi dal legnetto. Troppo carino. E infine ho preso anche questo, dice, per i dischetti di cotone, però io i dischetti di cotone li ho dentro un dispenser che avevo preso da Primark, quindi boh, pensavo di metterlo in bagno per metterci i dischetti di cotone, però una volta utilizzati li butto qua dentro e poi vado a vuotare direttamente tutto questo, anziché andare fuori ogni volta a buttare un dischetto di cotone. Niente, questi ci tenevo a farveli vedere perché li trovate da Mauris se vi piacciono. Io li ho presi quando erano scontati, ormai non sono più scontati, però non costano tantissimo. Io se non sbaglio li ho pagati su 4 euro e qualcosa, scontati a prezzo pieno, se non sbaglio vengono sui 5-6 euro, boh, una cosa così. Allora, poi altre cosine di Mauris che ho preso ieri, ho preso queste tovagliette per Natale perché sono carinissime. Plastificate, allora io le utilizzo solo per la colazione perché a me per il pranzo e la cena mi piace mettere la tovaglia, sinceramente. Però per la colazione mi piace utilizzare queste plastificate così e le ho prese per Natale. Solitamente per Natale ne avevo un paio di carta che io e Andrea avevamo preso tanti anni fa in questa pizzeria dove andavamo a mangiare sempre. Era una pizzeria, diciamo, della catena, se non sbaglio, Pecora Bianca, una roba così. E per Natale davano queste tovagliette di carta, quindi una volta ne avevo preso un pochino più e ho ancora di queste tovagliette e utilizzo quelle. Però quest'anno ho trovato queste in plastica e boh, le ho volute prendere. Sono troppo carine, non vedo l'ora di utilizzarle.
Poi ho preso queste presine fatte così sul rosa. Ne ho un paio beige, mi ci trovo bene, erano in offerta se non sbaglio queste, e quindi le ho volute prendere anche sul rosa così. Ora le metto a lavare e poi le utilizzo. Poi c'era in offerta, no, questa è di Andrea, c'era in offerta il Breath Power Active che io metto nel WC, con queste mi trovo benissimo, quindi le ho prese, se non sbaglio venivano 2 euro e qualcosa, e sono 3 però. Durano tanto, profumano, costano un pochino, però sono valide. Poi questo l'ha preso Andrea per casa della mamma, ma non l'ha aperto ieri notte perché si vede che tra una cosa e l'altra si è dimenticato. Ed è questo stazione della temperatura, diciamo, della Grundig, l'abbiamo trovata alla cassa, boh, l'ha preso. Questo dovrebbe segnalare sia il, diciamo, il calendario, la sveglia, l'umidità, termometro. Non so come sia, noi l'abbiamo preso alla Lidl, questo che abbiamo qua, però Andrea ha trovato questo e gli ha preso questo. Poi ho preso ancora, vediamo un po'. Qua c'è un profumo di candele, perché poi vi spiego. Aiuto! Ho preso questo contenitore fatto così trasparente, che lo trovate nella sezione, oh, neve dappertutto, nella sezione tutto 99 centesimi, perché volevo andare a utilizzarlo nel mobiletto dove ho le scorte del tè per metterci le bustine in più che ho sotto il mobile, però non lo so, vediamo un attimino se ci stanno, perché di così è largo, magari pensavo di metterle così, vediamo, le ho prese per provare, altrimenti lo uso per qualcos'altro. Allora, poi ho preso, cominciamo da qua, ho preso questa per mia mamma, vi faccio vedere, è una ghirlanda normale, semplicissima, fatta così, verde, e ha le pigne. Allora, vista così non è niente di che, però io, mia madre mi ha chiesto se, rotto, mi ha chiesto se potevo farle una, diciamo, corona dell'avvento da mettere in centro tavola, non so se sapete, ma... ogni domenica dell'avvento ho una candela diversa che va accesa ogni domenica, che simboleggiano la speranza, la pace, la gioia e l'amore. E sono le 4 candele dell'avvento che vanno accese una ogni domenica. E quindi niente, volevo farle questa corona, così, con questa base, dove poi andrò a posizionare io le candele, che infatti ho preso perché ho controllato e le candele dovrebbero essere 3 viola, quindi io ne ho preso 4, 3 viola e una rosa. L'ho presa? Sì. 3 viola e una rosa. Quindi poi andrò a fargliela. Magari andremo a fargliela assieme. Così se la volete replicare anche voi è una bella cosa da fare. Quindi ho preso le candele per andare a fare la corona. Poi ho preso questi ramettini fatti così per aggiungere alla corona come decoro. Erano veramente carini, quindi li ho voluti prendere anche per staccare tutto questo verde un po' monotono. Quindi ho preso 5 di questi rametti, aspettate, li trovo, eccoli qua, 5 di questi ramettini fatti così, che sono veramente carini, perdono un po' di neve, ma va bene, poi passiamo l'aspirapolvere. Allora, poi sempre per fare la corona ho trovato questi, sì, nient'altro qua, sempre per fare la corona ho trovato questi alcifada, però questi, però... li avevo messi insieme e ve li faccio vedere. Sono queste palline mini fatte così che io ho intenzione di andare a tagliare. Vedete, queste sono rosa opache e rosa lucide, e queste sono gialle opache e gialle lucide, e voglio andare a tagliarle e metterle con la colla a caldo, poi lo faremo insieme magari così. Poi per la corona basta, penso. Altre due cosine veloci veloci, ho preso questo per me, questo ramo fatto così con questo fiocco che io l'ho trovato delizioso, è fatto così, era in promozione questo, e ha queste pigne con queste bacche e queste foglie così, boh, l'ho trovato troppo carino, era in offerta se non sbaglio a 3,90 euro, mi è piaciuto talmente tanto che ho voluto prenderlo per metterlo qua a casa. Poi ancora ho preso questo runner per il tavolo, l'ha scelto Andrea, ed è fatto così, rosso, con tutti questi decori dorati.
veramente bello perché per Natale non avevo ancora un runner, quindi abbiamo preso questo. E poi con 30 euro di spesa, aggiungendo 1 euro, mi hanno dato queste tazzine della Guzzini. Io, come sapete, tazzine ne ho da rivendere, però vabbè, non si dice mai di no, o sbaglio. Magari possono essere anche un regalo per Natale, perché no? 1 euro. Ok. E basta, ragazzi. Sì, vi faccio vedere due cosine che ho preso dal cinese, così ritiro anche queste. Un cinese, se non sbaglio, a Cagliari stavolta. Avevo preso questo rotolo di Pluriball per confezionare le palline e spedirle. E infine questo portatè trasparente, perché volevo andare a sistemare il mobiletto del tè, dove ho tutte le scorte, e aprire i pacchi e metterli qua dentro così rimangono chiusi, perché lì c'è una puzza incredibile. Avevo preso una tisana, se non sbaglio, alla... Non mi ricordo che cos'era. Aspettate, ve la prendo. Eccola qua la tisana incriminata. Come vedete, ce l'ho dentro una bustina. È questa tisana alla valeriana dell'Angelica. Allora, è buonissima di sapore, ma una puzza, ragazzi. Una puzza allucinante. Ogni volta che apro quel mobiletto, sembra che c'è un cane morto dentro. Quindi, niente, ho preso questo portabustine così, giusto da tenere nascosto perché non ha niente di che, è trasparente. Purtroppo ne ho trovato solo uno. Pazienza, quando poi ne troverò un altro lo prenderò. Così vado a mettere qua le scorte e lo metto dentro il mobile, così occupano anche meno spazio. Niente, io corro su nel mio laboratorio a fare le mie creazioni di Natale. Ci risentiamo dopo. Eccoci qua, la mia giornata produttiva è finita, per oggi sono le 8:15, quindi vado giù, preparo la cena così mangiamo tranquillamente. Ho finito ora di fare due palline che mi hanno ordinato e in più ho fatto anche due scatoline fatte così, che si aprono così, che mi ha chiesto mia mamma. Quindi niente, basta, ora spengo tutto, vado giù, preparo la cena. Noi ci vediamo martedì con un prossimo video e buonanotte a tutti.